L'attività principale dell'organizzazione mafiosa era il controllo delle merci in circolazione in mezza Europa e riconducibili per provenienza o per destinazione alle aziende cinesi. Accanto a questo una serie di altri interessi, droga e prostituzione, gioco d'azzardo, usura, estorsione, immigrazione clandestina e illeciti fiscali e tributari. Prende il via domani il primo processo per mafia cinese a Prato, scaturito dall'inchiesta China Track, che nel 2018, dopo una complessa indagine coordinata dalla DDA di Firenze e condotta dalla squadra mobile di Prato, diretta dall'allora capo Francesco Nannucci, portò all'arresto di 49 persone e alla denuncia di un'altra settantina. 55 gli imputati che compariranno davanti ai giudici e al pubblico ministero di Firenze, Eligio Paolini, per rispondere a vario titolo di una serie di reati, tra i quali l'associazione per delinquere anche di stampo mafioso. Si tratta del processo madre che affianca quello già in corso, frutto di una trentina di posizioni stralciate. Grande attesa per l'apertura del processo, che già ora è appesa a mille incognite dovute alle notifiche, sono tanti gli imputati ed è sufficiente un solo difetto per far saltare tutto, e alla barriera linguistica. Tra le parti civili è stato ammesso anche il Ministero dell'Economia. Al dibattimento si arriva dopo un percorso ad ostacoli, il riesame prima e la Cassazione dopo bocciarono l'associazione mafiosa, poi tornata tra le contestazioni in seguito ad ulteriori elementi di accusa e rimasta in piedi fino al rinvio a giudizio. Imputato principale Zhang Naizong, imprenditore di 62 anni, ritenuto il capo dell'organizzazione, anzi, per usare le parole degli investigatori, il capo dei capi. Secondo l'accusa, sarebbe stato lui a muovere i fili dell'organizzazione che, dalle sue basi a Prato, Firenze e Roma, regolava il trasferimento delle merci cinesi. Un segmento economico tanto redditizio da scatenare nel 2011 una guerra per l'accaparramento del territorio, cinesi contro cinesi, in un affronto senza esclusione di colpi e con almeno due omicidi. Il sodalizio mafioso esercitava una pressione intimidatoria tale da creare condizioni di assoggettamento e di omertà, requisiti che, quando rintracciati, consentono, come in questo caso, di contestare il vincolo mafioso.